Questo mese di dicembre presentiamo i giocattoli, anche gli antichi avevano giocattoli, a Paestum li conosciamo soprattutto dalle tombe, sono in parte imitazioni di giocattoli come questa pallina che è di terracotta, quindi non poteva essere utilizzata, però sono anche giocattoli veri come questa splendida bambolina che ha può muovere sia le braccia sia le gambe, quindi poteva essere poi anche vestita e poteva essere un giocattolo di forse una bambina, perché poi questi oggetti spesso li troviamo nelle tombe di bambini. C'è anche un maialino che ha dentro una pallina e quindi fa rumore quando si muove. Poi ci sono altri animali, figure e poi fianco a questo ci sono oggetti che spesso si trovano in associazione con tombe infantili e sono queste specie di biberon, quindi sono dei vasi con un'ansa non centrale, con un filtro, perché evidentemente si usava una specie di infusione e quindi si poteva tenere il bebè sul braccio e dare questo come infusione, come una specie di biberon. Quindi in questo mese abbiamo pensato di farvi vedere questi oggetti che vengono da varie tombe del IV secolo a.C., di solito non visibili nei depositi, perché ci avviciniamo alle feste e anche ancora oggi è il momento in cui forse regaliamo dei giocattoli ai bambini. Volevamo far vedere come questa tradizione sia una cosa molto antica, i bambini con i giocattoli che poi